La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it. E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte. Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza. One Podcast. In questa settimana Venere è quadrata a Urano, mentre Mercurio è trigono a Plutone. Praticamente spesso capiremo cose così, come quando si accende una lampadina e finalmente vedi dove stavi mettendo i piedi. Poi, una volta che capiamo cose, come conseguenza potremmo volerne cambiare altre. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 2 all'8 ottobre 2023. Ah, e potete stare tranquilli, perché per questa settimana sono stata buonissima, niente segno schifo, non se lo meritava nessuno. Ariete! Sarà bene transennare il tuo cervello con una rete metallica come si fa con le montagne quando c'è pericolo di caduta massi. Chi ti sta vicino è bene che si doti del caschetto giallo, quello di precauzione. Il tutto perché con Mercurio e Marte insieme a sfavore, tu sei imprevedibile e quando sbotti fai rotolare giù vaffa come se fossero pietre giganti quelle del cartone animato di Willy il Coyote. Drenati, ma solo con la camomilla e la melissa. L'amore ti innervosisce anche solo per come ti dice buongiorno, ma usi la poca pazienza a disposizione per fargli un sorrisino di compassione. Se ne accorge, mi sa. Te lo dico nell'orecchio. Hai bisogno di rilassarti e di buttare fuori coi sogni quello che ribolle dentro. Tu sogni? Ah sì, di brutto. Ah, bene, bravo. Quindi la sera vai di olio di gelsomino e olio di cetriolo. Perché tutti gli alimenti che contengono tanta acqua, come la lattuga e il cetriolo, vengono legati alla luna. E la luna ha i sonni e ha i sogni. Quindi insalatona e olio di gelsomino sul terzo occhio. E via. Cose da fare subito, un altarino casalingo. Toro. Tu con Venere a sfavore per tutta l'estate sei stato insopportabile in quei momenti che mettono alla prova i nervi di chiunque, come quando si fa la valigia per un weekend con le amiche, oppure quando si deve decidere cosa mettersi per un appuntamento importante. Il pianeta della bellezza, Venere appunto, ha fatto di tutto per farti sentire attraente come un raccoglitore ad anelli e tu ti sei immedesimata col foglio coi buchi strappati. Adesso però torna tutta la tua femminilità. L'amore, per l'ultima settimana preferirai andare dal dentista che a mangiare la pizza col partner. Te lo dico nell'orecchio. Sai qual è l'animale più triste al mondo? No, non sei tu, ma quasi. È una rana che ha la faccia proprio con la bocca all'ingiù. Vive in Africa meridionale ed esce soltanto quando piove. Tu però vieni subito dopo. Cose da fare subito? Un piano di dieta autunnale, che ti conosco a te, Torone. Gemelli. Beh, gemelli, diciamo che il peggio è passato e che se non hai fatto irrimediabili cazzate fino ad ora, possiamo sperare che tu non ne faccia ancora per un bel po'. Mercurio la smette di essere a sfavore, quindi il tuo cervello riprende a lavorare come un sex toy a cui si sono appena cambiate le pile. Anche tu non vedi l'ora di darti da fare e se ho citato il sex toy non è un caso, dato che Marte, ancora per questa settimana, ti rende voglioso, vizioso e molto vivace anche sotto le coperte. L'amore, per una settimana sarai da manuale, affascinante anche per come chiedi duetti di crudo al banco degli affettati. Te lo dico nell'orecchio. Esiste una pietra verde, acceso, bellissima, che si chiama avventurina. Pare che infonda coraggio, io fossi in te me ne terrei un po' addosso. Cose da fare subito, un corso di scacchi. Cancro. Ma che animale è? Quando hai insieme Marte e Mercurio a sfavore, ti senti instabile come l'orso del circo, quello sui pattini o la foca sulla palla a strisce. Barcolli dentro e fuori e sbotti spesso anche soltanto per cercare di attirare l'attenzione.
Praticamente, quando senti che le situazioni diventano troppo, come in questi giorni, d'istinto ti sbracci come i bagnanti col bagnino per chiedere aiuto. Il bello è che tu non sei di quelli che per orgoglio mentono. No, tu piangi come una fontana e la cosa fa soltanto bene a te e a noi. L'amore è bene che ti ubbidisca subito, che è un attimo che spedisci anche lui. Te lo dico nell'orecchio. C'è un mantra bellissimo che si chiama Gayatri Mantra, da Gaia la terra. Ed è il mantra della terra, appunto. Dice, più o meno tradotto dal sanscrito: meditiamo sul Creatore Supremo, la cui luce divina illumina tutti i regni. Possa questa luce illuminare le nostre menti. Ascoltatelo prima di addormentarti. Cose da fare subito: spuntare i film già visti nell'elenco dei 100 capolavori del cinema. Leone. Per l'ultima settimana, ma sei tu il segno fico, con tutta sta Venere. Caro Leone, siediti, dobbiamo parlare. So che si stava benissimo con Venere nel segno, ma ti avviso che questa è l'ultima settimana, appunto. In questo caso l'astrologa è un po' come il messaggio sullo schermo del telefono quando ti dice che la batteria è al 10% e tra poco sono cazzi, detto in termine tecnico. Quindi dai tutti i baci che puoi, fatti tutte le coccole che puoi e fai scorta di gratitudine e di tutte quelle cose che piacciono ai guru di Instagram per tempi più freddini. L'amore, prendi ferie e goditi l'ultima settimana di amore incondizionato, quello che passa sopra a tutto. Te lo dico nell'orecchio. Lo psichiatra Hillman diceva che la nostra società ignora gli dèi, ma questi, che mica si danno per vinti, riappaiono sotto forma di eventi quotidiani. Così Venere è la femminilità nella quale spesso non riusciamo a riconoscerci. Non è il tuo caso con il pianeta della bellezza che ti ha baciato, ma proprio adesso che stai bene, facci caso. Cose da fare subito: farti baciare tantissimo da tutti. Vergine. Un po' l'idea di stare a breve senza il tuo amato Mercurio, che appunto passa in bilancia giovedì, ti spaventa, perché Mercurio è il pianeta della Vergine. Che ne dicano i saggi buddisti, a te le tabelle, le case history, i piani e le strategie ti rassicurano. I dati sono una certezza che i sentimenti non possono proprio equiparare e tu sei la regina del prendere appunti e fare grafici a torta. Quindi, adesso che il cervello torna nelle sue normali facoltà e non superpoteri, hai un po' paura di perdere il controllo, ma non succederà. Spoiler. L'amore ti prepari ad accoglierlo come si fa coi parenti che vengono dall'America, con tutti gli onori e l'affetto. Te lo dico nell'orecchio. Lilith era la prima moglie di Adamo. Che scoop. Scusa, Lilith prima di Eva? Certo. Ma va. Leggi bene le sacre scritture. Dici così, dicono così. È vero. Vado, corro. Corri, corri. Poi però a un certo punto Lilith ha deciso di abbandonare il paradiso terrestre perché lui, cioè Adamo, non riconosceva la parità dei sessi. Siamo sempre alle solite. Nel suo peregrinare, Lilith ha sofferto molto anche di solitudine, ma ha anche incontrato Lucifero, col quale, diciamolo, si è divertita parecchio. Tutta un'altra storia rispetto ad Adamo. Per dirti che in questa settimana Lilith entra nel tuo segno e ci sta per i prossimi 9 mesi. Sei pronta a far valere la tua indipendenza? Secondo me sì. Cose da fare subito: prendere un nuovo kit da serate sul divano. Bilancia. Bilancia di alta precisione. C'è aria di cambiamenti nel tuo segno, come la domenica al villaggio turistico quando gli ospiti vecchi fanno le valigie e i nuovi arrivano spaesati. Ecco, hai accolto Mercurio che ti rende saggia e puntigliosa, come chi corregge i congiuntivi anche al vicino di treno che chiacchiera al telefono. In compenso, preparati a lasciare andare Marte, quindi ancora per qualche giorno dacci dentro sfogando tutte le fantasie erotiche che troppo spesso tieni solo per te arrossendo. L'amore vorrà dire che dovrà ancora accontentarsi di notti di fuoco e intimo da sfilata di Victoria's Secrets, ma ce la farà. Te lo dico nell'orecchio. Tu sei il segno dominato da Venere, ma proprio in questi giorni facevo un pensiero. Eccolo, lo condivido con voi. Venere, dea dell'amore, nasce nella mitologia da Urano, che è il dio dei cambiamenti che sconquassano, delle forze travolgenti ed inattese, e nasce nel modo meno romantico del mondo. La leggenda dice che il figlio di Urano, Cronos, cioè Saturno, lo abbia evirato e da lì successe il fattaccio della nascita di Venere. Mi pare l'esatta rappresentazione dell'amore che appunto porta scompiglio e cambia ogni cosa, non credi? Cose da fare subito: rispolverare il ricettario con la zucca. Buona! So sì! Che ti piace la zucca. Come. Scorpione!
sta tornando piano piano un vago interesse per le persone che ti circondano, ma chiamarlo amore mi sembra davvero eccessivo. Forse tolleranza, senso civico di cortesia. Anche solo disinteressato senso dell'armonia. Insomma, Venere sta abbassando la guardia e il tuo cuoricino inizia a rimettere le armi nella fondina. Di' la verità, che anche per un duro come te è stato difficile tenere botta alle freddure del pianeta dell'amore, che preferiva sempre qualcun altro. L'amore, siete ancora su due pianeti diversi, senza alcuna sonda che vi metta in contatto. Ma abbi fede. Te lo dico nell'orecchio. Sei ormai così stremato dall'amore che proprio non vuoi che farai come le libellule che si fingono morte per evitare le avance. Simulano proprio una dipartita teatrale finché il pretendente non desiste. Tu, libellula protagonista proprio. Cose da fare subito: andar per funghi e castagne. Sagittario. Hai la sensazione che finalmente i vari ingredienti della torta vadano messi nella stessa ciotola e non resti da fare che amalgamarli tutti per bene. Ecco, sei tutto contento, amalgamato e rilassato, pronto per metterti in orizzontale, nel forno intendevo, ma non solo, perché c'è ancora un Marte da sfruttare per qualche giorno che ti rende preriscaldato a 220 gradi senza nemmeno bisogno della ventilazione. Opzione grill, che ti piace essere anche croccantino fuori. L'amore c'è una sintonia che manco tra Ginger Robert e Fred Astaire. Te lo dico nell'orecchio. Per te che quanto a punti di riferimento non dai mai nulla per scontato, sappi che anche la stella apparentemente fissa nel cielo non è sempre stata la stella polare che conosciamo, cioè quella che sta nell'Orsa Minore. Ai tempi degli Egizi, cioè 4000 avanti Cristo, era la stella Tuban, che sta nella costellazione del Dragone, e tra circa 12.000 anni sarà invece Vega, che sta nella costellazione della Lira. Cose da fare subito: prenotare un pomeriggio al planetario con me, se volete. Capricorno. Capita che ti girino le palle in fretta in questi giorni e si sa che tu non sei uno che manda messaggi di avvertimento. Come gli alligatori che non li vedi mimetizzati nell'acqua bassa del fiume, ma è un attimo che aprono mezzo metro di zanne e sbranano qualsiasi cosa abbiano di fronte. Ecco, tu farai così. E poi manco le coccole per farti perdonare, che sempre per colpa di Marte hai la stessa voglia di pomiciare col partner che di vedere il nutrizionista. L'amore, controlli che si sia lavato le mani bene prima di abbracciarti. Te lo dico nell'orecchio. Ho chiesto a ChatGPT quali siano gli astrologi più famosi al mondo. Weyla. Non so perché non abbia citato anche me. No. Comunque, ha citato Linda Goodman, che è stata un'astrologa statunitense che ha detto, cito: le stelle che brillavano a Babilonia e nel cielo di Betlemme sono le stesse che brillano su New York e anche adesso sulla tua testa, ovunque tu sia. Un modo un po' arzigogolato per dire che le stelle rappresentano il filo che tiene il tempo che scorre. Cose da fare subito: non ascoltare ChatGPT. Acquario. Dopo tutte le sfighe che ti sono capitate ultimamente, adesso ti senti un fico che può dirci davvero come si fa a superare le tempeste. Ti vedremo forse pubblicare anche una storia su Instagram con un arcobaleno e quelle frasi bigger storm, bigger rainbow. Ma a parte l'astrologa che ti prende un po' in giro, sempre con amore, in effetti torna un po' di fiducia in te stesso e tu ti senti saggio come chi mostra le ginocchia sbucciate da giorni di meditazione. L'amore, tieni duro ancora per questa settimana in cui l'amore è solo un fastidio, come dover spostare la macchina quando c'è il lavaggio della strada. Te lo dico nell'orecchio. Il kesa, nella tradizione buddista, è il vestito dei monaci, ma veniva cucito durante un rituale e con dei pezzi di stoffa che le persone rifiutavano. Proprio per questo però, per i monaci, era il più prezioso degli abiti. Tu sai che la bellezza sta nei valori. Cose da fare subito: l'elenco dei romanzi da leggere quest'autunno. Pesci. Ecco, pesciolone, adesso sì che puoi ritrovare la pace. Già tu non sei uno famoso per avere le idee chiare, ma con tutto sto mercurio retrogrado e anche contro, hai proprio faticato anche a seguire i passi delle ricette, quelle coi video di esempio. È tempo di rimettere i pensieri in fila, come i libri sullo scaffale, e magari anche suddividerli per genere e argomento. Ricordati che l'ordine non è una questione maniacale, ma di pulizia del cuore. L'amore, recuperane più che puoi per i tempi di magra, che verranno presto. Te lo dico nell'orecchio.
C'è un ragazzo online che è esperto di astrologia vedica, che è l'astrologia indiana. Ha fatto un podcast dove legge e spiega il Ramayana. Ramayana è un testo sacro induista che racconta le avventure eroiche di Rama. Era un principe, ma anche l'avatar di Vishnu, il dio saggio. Pare che ascoltarlo, il podcast, faccia diventare più gentili. Provaci. Come si chiama questo podcast? Ramayana. Cose da fare subito: comprare delle candele profumate. Oppure fartele da solo, visto che tu sei un tipo creativo. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauties love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.